E niente, Bolidi, ero qua che mi facevo bellamente i cavoli miei perché è San Valentino e sinceramente io lo passo così, come penso tanti di voi. Stavo guardando le varie news sui portali che seguo, quindi EveryEye per quanto riguarda anime e videogiochi, e nella sezione appunto di EveryEye Anime che trovate in descrizione, tra l'altro questo non è un video sponsorizzato, mi droppano questa notizia così, completamente a caso. Gli insider già dall'ottobre del 2020 avevano teorizzato qualcosa riguardante l'uscita della nuova stagione di Demon Slayer e devo dire che ci avevano proprio preso. Lo staff che si occuperà di nuovo di questa stagione, sono molto contento nel dirvelo, è Ufotable. Sono stati veramente molto molto bravi per quanto riguarda la prima season, a me è piaciuta tantissimo, i kata sono qualcosa di eccezionale. Tra l'altro vi ricordo anche che dovrà uscire il gioco su Demon Slayer, anche lì a tratti è molto simile all'anime. Penso che lo porteremo proprio in live su Twitch e probabilmente ricaricheremo qualcosa anche qui su YouTube. In ogni caso ci hanno pure droppato un trailer promozionale, qui vedrete sicuramente delle immagini e se volete quantomeno guardarlo, ripeto, in descrizione potete trovare tutto quello che vi occorre, insieme chiaramente la key visual. La stagione 2 coprirà sicuramente la saga del quartiere a luci rosse, dopo il treno, il film del treno, che adesso deve ancora uscire in Italia tra l'altro. Il protagonista sarà il pilastro del suono. Pilastri, li sappiamo, sono i guerrieri più forti dell'organizzazione appunto che si occupa dello sterminio dei demoni. Tra l'altro grazie mille per il follow. Presumibilmente però si coprirà anche l'arco narrativo successivo, la saga del villaggio dei Fabbri, che comprenderà all'incirca 58 volumi, una sessantina, per un adattamento che sarà di una ventina di episodi probabilmente. Voi vi aspettavate questo annuncio così a caso? Cioè io no, ed è stato un piacevole regalo. Vi ricordo che comunque alle 14:30 è uscito un video molto importante, mi raccomando andate a supportare anche quello. Per il video di oggi è tutto, era un video flash che onestamente mi andava veramente tanto di fare perché sicuramente me l'avreste chiesto da qui in avanti, soprattutto anche in live lunedì, anche perché ho visto che nel mentre registravo mi sono arrivati 3-4 direct con la notizia, quindi trovate il video sul canale dove ne discutiamo. Da qui a Bugle è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, Bolidi.